his name is Ben. He's my pet, my best friend. Amici, ci troviamo alla Cuccia di Gaia, negozio di animaleria in centro di accessori nel centro di Biella, con Paolo Roggero, molto noto della televisione per il Bow Boys, dog sitter. Definito il dog sitter più famoso d'Italia. Sì, hai detto tu. Grazie, mi hanno attribuito ingiustamente questo titolo, insomma, che porto con un po' di disagio, perché in realtà ci sono tantissimi dog sitter molto validi, molto bravi, quindi sono, insomma, orgoglioso di avere in qualche modo contribuito a professionalizzare questa figura. Io ho promosso un dog tour che ho portato anche qui a Biella l'anno scorso, abbiamo toccato Torino, Biella e Novara, e quindi contiamo ben 20 dog sitter qualificati e professionalmente preparati qui sulla città di Biella, che ringrazio per l'accoglienza, perché siete sempre molto molto generosi con me. Davvero, l'anno scorso mi ha accolto il sindaco di Biella, i vari quotidiani, giornali e televisione ne hanno parlato, quindi insomma devo dire che Biella è una città che risponde bene al mondo a quattro zampe. E oggi, tra le altre cose, oltre che naturalmente a dare dei consigli per tutti coloro che si avvicinano con l'amico a quattro zampe, presenti anche il tuo nuovo libro dopo il successo della Zampa sul Cuore. Giusto? La Zampa sul Cuore è giunta alla sua quarta ristampa, è primo nelle classifiche in tutte le feltrinelle in cui è stato presentato, quindi Modena, Bologna, Milano, Bergamo, insomma un successo davvero inaspettato che mi ha commosso, mi ha sorpreso, perché ha una... diciamo una semplicità. Io sono una persona molto semplice, nonostante mi abbiano attribuito questo titolo, io sono una persona che ha origini molto umili, quindi diciamo che insieme ai miei ragazzi e le ragazze che frequentano i miei corsi, diciamo noi cerchiamo sempre di stare insieme, di essere compagni di avventura. Quindi il mio primo libro ha una forma diaristica, racconta tutta la mia esperienza umana e professionale, e nel mio secondo libro, che è Una cipolla a quattro zampe, che abbiamo qui peraltro in presentazione, siamo alla seconda ristampa in 30 giorni dall'uscita, quindi anche questo sta cominciando, insomma, a fare il suo percorso. E qui, a differenza della Zampa sul Cuore, abbiamo anche dei supporti scientifici, perché poi nel frattempo sono diventato educatore cinofilo, operatore di zoantropologia, nonché uno degli esperti nel portale di Bow Boys, la trasmissione di Italia 1 che era andata in onda l'anno scorso. I have a dog and his name is Ben. Andiamo a proporre un'attività al cane che si chiama problem solving. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo portare il cane a risolvere un problema, cioè poniamo a lui un problema e poi lo mettiamo in condizione di farglielo risolvere. Per non mandarlo in frustrazione possiamo aiutarlo, non risolverglielo, e quindi possiamo fare questo. Ad esempio, riporre del cibo sulla pavimentazione, coprirlo con aspetta Gaia, ricoprirlo ad esempio con un bicchiere di plastica e lasciarlo sul pavimento. Adesso lei è entrata in attività, ha capito che qui sotto c'è qualcosa e quindi cercherà di trovare la soluzione per arrivare all'obiettivo, che è il cibo che c'è sotto il bicchiere. Vediamo come si comporta. Vai, dai Gaia. Vedete come subito ha capito come fare per raggiungere l'obiettivo. L'ha spostato con il naso, a volte lo solleva, a volte lo catapulta con la zampa, in questo caso l'ha fatto con molto semplice. Ok, cosa c'è lì? No, guarda lì cosa c'è. Cosa c'è lì? Guarda. Ok, puoi ricordare che c'è qualcosa qua. Bene, allora con Barbara, la titolare del negozio La Cuccia di Gaia, e Paolo, si chiude questo pomeriggio. Abbiamo visto arrivare tanti cani, condizioni meteorologiche avverse, ma è andata molto bene. Bene, siamo contenti, siamo soddisfatti, speriamo che sia piaciuto a tutti. È stato un incontro piacevole sia per le persone che appunto avevano queste piccole problematiche, anche magari così insignificanti per il proprietario ma importanti per il cane. Contenti, speriamo di riproporlo un'ulteriore una prossima volta, magari nella primavera, nell'estate, che così possiamo dare altre informazioni. E ringrazio Paolo Roggero, che è stato ospite presso La Cuccia di Gaia, e ringrazio anche voi. Bene, grazie Paolo per essere venuto a Biella, grazie a Barbara per questa iniziativa, e grazie naturalmente a tutti i padroni degli Amici a Quattro Zampe che ci hanno raggiunto in questo nostro pomeriggio.